Ciao a tutti, bentornati a Tavern Manager Simulator. Come potete vedere, l'Oktoberfest è finito, is finish. Intanto sono arrivate le farfalle gialle, non so se per l'autunno, non lo so. Chissà se faranno qualcosa per Halloween. Sarebbe carino vedere la taverna decorata per la festa di Halloween, così come per le feste di Natale, cioè mi piacerebbe un botto. Allora, novità non ce ne sono, tranne per il fatto che io ho portato a termine tutti i compiti che avevo da fare e adesso possiamo sbloccare, possiamo fare l'upgrade alla taverna. Prima però, siccome io mi preparo in genere sempre tutto, prima di riaprire la taverna e fare il nuovo turno di lavoro, adesso intanto mi riempio i calici di vino. Questo è un vino DOP, vabbè, quello lo devo buttare, ma è venuto male. E quando ho preparato tutto, poi riapro la taverna per fare appunto per svolgere gli incarichi. Adesso sono sempre di più, sono veramente, veramente tanti. Vediamo se mi capita quello marcio. Dove sta quello marcio? Vabbè, io vado comunque al secchio a buttare quello che mi è venuto male, perché era bad. Secchio. Ok. Qui mettiamo alla sguattera. Vai, carissima. Ah, pensavo che non avevi lavato le stoviglie, già te stavo a bacchettare, eh. Lì mi è cascato un po' di vino, ma io lo posso fare perché sono il proprietario. E questi mettiamo qua. Poi namo di scopa e passa la paura. Vediamo un po' se ne possiamo fare un altro po'. No, non ne possiamo fare più, dice che basta. Le birre mi pare che me le ero preparate. Sì, le bistecche le ha preparate la squat, la chef. La chef. Qui c'è sempre la stessa chef che fa le bistecche, si occupa anche di fare questo. Basta che gli porto la legna. Adesso, prima di andare a prendere la legna e ricominciare un nuovo turno, io direi di andare a fare questo upgrade. Se non sbaglio, dovevamo fare l'upgrade a livello 8. Esatto. Vediamo cosa ci dà. Allora, sblocca espansione della taverna. Quindi abbiamo più spazio, credo. Nuovi clienti, nuovi mobili, nuova decorazione, ospiti unici, nuovi eventi, assumere i lavoratori, che è la cosa che mi interessa di più, devo dire la verità. I lavoratori, la mano d'opera, damose. Bloccato anche un achievement, successful business. Vediamo un po', vediamo un po'. Allora, vediamo un po', dov'è che... Ah, eccoci, si è allargato qua, porca puzza, ma mi si è spostato tutto. Accidenti. Quindi mo devo rimettere tutto a posto. Aspetta, allora. Allora, facciamo così. Visto che il camino ci si è spostato, qui abbiamo posto per metterci una bella libreria che fa tanta roba. Questo tavolo qui lo spostiamo in per di qui. Potrebbe andare bene, tanto sta sempre vicino al camino. Questo no, sul camino non ce lo metto perché sul camino già c'è. Non so se porlo qui a mo' di famose un lume di candela, no? Gli rimettiamo un po' di privacy. Uno. Così questo diciamo che è il tavolo riservato a, che ne so, a chi vuole stare un po' per conto suo, ecco. Ma allora, volendo posso girarlo ancora. No, così ho girato troppo, vabbè. Facciamo così. Ecco. E sì, così. Vediamo un po'. Eh? So, forse sto candelabro è troppo grosso, gli dà fastidio. Dove lo mettiamo? Ma mettiamo io qua, va. Là. Invece che sul tavolo io lo mettiamo qua. E qui deve stare. Qui dobbiamo lasciare il passaggio, perché sennò ce l'hanno la privacy, dai, su, ce l'hanno. C'hanno anche il camino vicino. Va bene, mi ci gusta, ci gusta. Questa la molliamo qua. Sto tavolo lo metto. Ma la gente che si perde i soldi, voglio parlare. Poi fossero pochi, sono pure tanti.
questo l'ammolliamo qua, mettiamolo un po' per oppe sguincio, diamo un po' un movimento a sta taverna, non mettiamo tutto, cioè sta un po' d'erba, devo dire alle lavoranti che devono pulire, no, devo pulire, pulisco sempre io, ma l'erba non se ne va purtroppo. Allora, questo bel lampione lo mettiamo qui, ci sta, fa, crea anche atmosfera. Allora, poi spostiamo questi, li mettiamo sempre per sguincio, però non nello stesso, nello stesso verso di quell'altro. Facciamo una cosa un po' artistica, un po' diversa, no? No, sì, no? Così, dai, così, uno così, uno così, no? Non è male, dai, ci sta. Più che altro per fare una cosa che crea un po' di movimento, no? Ecco, questi ammolliamo qua. Non troppo vicino, perché poi io devo saltare sui tavoli. Vabbè, sì, che poi dopo sicuramente qui mi si riampierà pure tutto, eh. Allora, questa è rimasto il pretzel dell'Oktoberfest. Che ci piace, ci piace, ci piace. Questa gliela ammolliamo qua. Questo gliela ammolliamo di qua. Che poi sti tavoli singoli alla fine non li usano, cioè usano di più quelli grandi. Però io qui volevo fare, oddio, ci potrei mettere pure un tavolo grande qui, eh. Vabbè, mo ammolliamo io qua. Cioè ne usano al massimo uno, non so se perché, forse sono troppo vicini. Boh. Ma ne usano al massimo uno di questi tavoli. Uno qui e questo qua usano. Oh. Vabbè, per il momento lasciamo così. Tiè, vi offro pure un prezzo, il che volete di più. Poi, qui che abbiamo? Abbiamo lo spadone che abbiamo recuperato fuori. Dovrei andarmi a fare anche un giro fuori qui per le lande a vedere se è ricambiato qualcosa, ma non credo. Oddio, che è? Sfere di luce, che è? Polvere. Allora, facciamo, no, così. Questo è un bel armadione, ci ho messo così tanto per bellezza, perché tanto sta roba non la usano, sono su pellettili. E questo gli ammolliamo qua. No, lo devi prendere, grazie. Ok, mettiamo un po' di sguiccio pure questo là. E poi c'è questo qua. In realtà potrei forse adesso comprarne un altro di... Lasciamo io così questo, va. Non è male questo angoletto, dai. Allora, questa gabbietta che ho comprato ultimamente, la mollamo qua. E il candelabro, la mollamo qua. Dai. No, qua che c'è? Ah, niente, no. Ma sì, mollamolo a quest'altra qua. Là, ok. Allora, mi pare che è tutto a posto. Qui potremmo anche lasciare così. Magari questo lo... Oddio! La pianta, aspetta. Ci avevo messo la pianta sopra? Sì, avevo comprato un po' di piantine, tanto per fare un po' di... di atmosfera. Ah, perché qua non ci va più di così, non va. Vabbè. Ci piace lo stesso così, sta lampada, sta lanterna qui, ecco, ogni tanto mi si sposta perché quando spazzo poi la roba, se ci stanno le impronte, mi si sposta. Poi, vediamo un po', questa è sistemata, sta sala, di qua non è cambiato niente però, no? Oh sì, si è ampliato pure qua, eh sì. Ah no, 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 qua è rimasto com'era, vabbè. E... penso che siamo pronti. Servi la birra, serve il vino. Adesso questo è il nuovo obiettivo. Però fammi vedere. Perché io sulle pareti... Vabbè, queste ormai l'ho tolte. Fisico sarebbero le piante. Pensa un po'. Mobili, ci avrei un altro de... Ah, ce n'ho tre, ce n'ho addirittura. Addirittura. Mettemolo qua, vicino al camino, va. Fanno bisboccia. Non mi piace tanto, però... Aspetta, forse questo lo metto qua. Camino vorrei libero, come dire. Qua non ce va. Aspetta, qua sì, così. Eh?
Qui c'è un posto tavolo, vediamo, spostiamo pure questo. Vediamolo qua, il prezzo è cascato intanto. Io ammollo, io ammollo. Ma sto pretzel, vabbè, mettiamolo qua, va. Vediamo che succede qua sopra. Allora, adesso, prima di cominciare il nuovo turno, vado a prendere la legna che ho prontamente tagliato. Ho fatto anche la spesa. Quindi c'è tutto. Ho fatto rifornimento. Allora, possiamo vedere un attimino però cosa ci ha sbloccato. Vediamo. Come consegne. Non ci sono nuovi cibi. Non ci sono nuovi cibi. No, niente di nuovo. No, consegna. Come mobilia invece. Vabbè, ci stanno questi defer. Ah, beh, vedi, potrei cambiare. La cosa brutta è che non si possono vendere. Cioè, se io volessi vendere queste cose di legno e mettere solo queste cose di legno e ferro, non posso. E questo è male. Ah, tavolo nobiliare, va bene. Miglioramento consegna. Qui che ci si è sbloccato. Ah, ecco questo. L'orologio a cucù. Il telescopio. Lo faccio uno. Potrei appendere anche questo, ci sta. Il set del cacciatore. C'è il bel calice. Questo mi pare che l'avevo preso. L'avevo appeso. Un arco. E che possiamo mettere? Sto coltello? Cioè, non c'ha senso. Vado. Damose. E mo vediamo dove mette sta roba, perché... Il corno serve perché porta fortuna, porta affari, grossi affari. Dai, Ciccio, che io devo... No, io vado a dormire e poi attacco a lavorare di giorno, è meglio, va. Non ho capito ancora dov'è il tesoro, ma... Cioè, forse l'ho capito, ma dove dice la mappa non c'è, quindi boh. Non saprei. Che sta a fare sta fatina? Queste dovrebbero essere le fatine. Vabbè. Eccomi, caro. Grazie, Grazie. Very, very gentile. Arrivederglielo. Hola. Ok. Vediamo un po'. Pareti. Ah, che roba. Sto ma è enorme sto arco. Dove cazzo lo metto? Qua. Aspetta, vediamo. Yeah. Poi... Metto cose a caso io, Fisico. Fisico, cioè non si sa, fisico. È questo il fisico. Ma dove l'ammollo sto? Vabbè. E... Beh, potremmo metterla di qua, mo te lo dico. Ammolliamo qua? Qui ci ho messo le piante. Poi che altro abbiamo preso? Il calice. Mettiamolo qua che... Questo è il reparto VIP. E bevono solo vino dal calice. Che altro ci abbiamo? Mobili, vabbè, questo sul pavimento. Bello, questo è molto faico. Dove lo possiamo mettere questo bel? Io lo metterei quasi quasi lì. Qua non si può mettere, quindi lo dobbiamo mettere o qua. Ma qua non c'è spazio. Lo metterei qua. Qua che si vede, dai. Posso magari il candelabro. Hola. Candelabro lo mettiamo qua. Ci sta, vai. Adesso spostiamolo un po'. Un po' centrale, no, appiccicato. Così, ecco, mi piace. Mi gusta. Mi gusta stu. Figo, molto figo. Bello. E poi sto telescopio che non ci azzecca proprio. Dove lo mettiamo? E dove lo possiamo mettere? Ma va qua? Perché va qua? Che qua non ci dovrebbe... Ci dovrebbe sta? Che va pure qua, no? Dove lo possiamo mettere questo telescopio? Ma mettiamolo qua, va.
che ci frega, sono qua. Aspetta, no. Se qualcuno vuole vedere le stelle, fuori non si può mettere. Però da qua non c'ha tanto senso. Vabbè, mettiamolo qua in sala, ma che ci frega, di. Oh, ah. Ecco fatto. Abbiamo messo tutto quello che abbiamo comprato. Pareti. Ah, questo è vero. Questo lo mettiamo qua. Vediamo se c'entra. Yeah. Così arco con scudo e spade. Figo. Molto faico, molto faico. Non ci azzecca niente. Oh, vabbè. Ce lo facciamo azzeccare. Anche la spada non è proprio propriamente a tema. Però vabbè. Qui abbiamo un altro tavolo. No, questo non lo metto. Ok, allora. Ci siamo. Apriamo. No, andiamo a dormire e poi apriamo. Vai. Vai a dormire. Olè. Si è fatta una certa. Andiamo a aprire. Ragazze, siete pronte? Là. Bianco elfo è aperto. Venite gente a fare colazione. C'è di tutto. Sarciccia, formaggio, ciccia, vino, birra. Perché adesso... Ah, aspetta. Io dovrei avere una fatina in più. Vediamo un po'. Perché l'albero qui... Dove sta la fatina in più? Non c'è la fatina in più. Non è vero. Allora, queste stanno a morire di fame. Vediamo. Ammazza, se lo so divorato. Oh, buone, state buone. Dammogliene due a testa, va. E dunque, ho messo adesso due cameriere, quindi due che mi aiutano, e una che cucina. Siccome non è che deve cucinare tutte e due, ma una volta serve la ciccia, una volta serve il broden, ce la fa. Allora, lì vogliono salsicce e una bistecca. Ci andate voi? O stanno a servire di là? Ah, stanno a servire di qua. Aspetta, fammi vedere un attimo, perché ci mettono un po' a volte, eh? Ok, salsiccia, bravissima. Grande. Oh no. Ma che c'hanno sotto i piedi questi? Io non lo so, boh. Allora, adesso praticamente per sbloccare il livello 9 non ci resta che lavorare e fa tutta la serie dei compiti che... E poi adesso sono tanti, 30 birre, 30 vino. E non si fa manco velocissimamente, devo dire, ci vuole un po'. Dica, broden? Broden. Glielo portate voi il broden? Sa che c'hanno problemi. Ok, adesso io devo andare a riprendere l'acqua. Alla faccia tua, caro. E De Quinto lo dice. Ti è là. Ci riesci a fare con sto poco fuoco? Brava, eccola qua. Così mi piaci. Allora, poi che altro? State a servire tutti? Allora, lì ci vanno al tavolo. Qui devo pulire. Tavolo sporco. Vorrei sapere dove assumo. Scusa, ha detto che c'era un'altra. Sbaglio, ha detto che ah beh, perché la devo prendere. Allora, livello 8. Nuovo vassoio, sì. Nuovo aiutante fatato, sì. Lavaggio. Miglioramento del posto di lavoro, sì. Dai. Ok. Adesso abbiamo un'altra fatina che la metto subito a servire. Bistecca, bistecca. Un attimo. Mi sono dimenticata che dovevo ampliare. Bistecca. Intanto prendiamo tempo. Che vogliono lì? Salsiccia. Brodo, io se è porto a te. La salsiccetta gliela porto io. Fammi prendere una biretta per questo. Tenga, caro. Salsiccetta e biretta, dai. Gli hai porto io queste, eh? Ti porta a te? Bene, bene. Ok, perfetto. Tiè,
Starcicetta, ma Cambroden, io sono stata a portare a voi? Benissimo, grandi. Bravi, bravi. Allora, fammi andare a vedere un attimo. Eccola qua. Cioè, si è sbloccato? Ah, se ne sono sbloccate due. Ma come due? Ah, bene. Molto bene. Allora, bighellonare. Fai cameriera. Ah, una può anche pulire. Pulisce impronte sporche, immondizie e macchie sui tavoli. Pulisce il WC, non gli piace condividere il lavoro. Ok, quindi facciamo che questa la mettiamo a più pulito. Campano, una più pulito. Cameriera, un'altra cameriera. Quindi ce n'ho azalea. Due in più, 1, 2, 3, 4. No. Eh sì, due in più, perché queste erano senza. Vediamo se va a pulire. Devi da pulire, ciccia. Vediamo questi di qua come stanno messi. Salve signorina. Lei c'ha i piedi veramente zozzi, lerci, posso dire. Allora, qui c'è da pulire. Mo pulisco io. Vabbè, lì pulisce lei. C'è da portare il vino a questa. Io lo porto io che già c'ha prescia. Salve, come va? Le bubble creation non le faccio perché penso che la reputazione a livello 13 sia il massimo. Penso di aver raggiunto il cap, quindi non c'ha più senso. Continuo a prendere reputazione, ma effettivamente non sale più, quindi penso che il 13 sia il cap. Allora ragazzi, lì vogliono due broden, una bistecca e una salsiccia. Due broden. Ma tu hai fatto il broden? Sì. Una bistecca. Ah, porca puzzola. Devo riprendere l'acqua un attimo. Sono spuntate queste farfalline. So carine, però solo gialle. Forse per via dell'autunno? Saprei. Tiè. E vai, lava. Vediamo a chi posso portare. E qua. Tenga, la salsiccetta non ce l'ho. Tenete, prego. Vabbè, aiuto pure io, perché sennò qua questi affittano l'anno del poggio nel domani. Più pure in broden. Tante le volte qualcuno volesse il broden. Una salsiccia. Anche due. A chi hai porto? Qua. Tiè. Poi, tre salsicce e una bistecca. Bevi un'altra bistecca. Olè. State a servire? Servite una ceppa, porca puzzola. Prego. Prego. E là serve una bistecca e due salsicce. Qua serve da pulire. Sta pulendo. No, vabbè, sta pulendo. Con un tornado pulisce. Allora, vediamo un po'. Tavolo sporco. Ma qui è stato pulito il tavolo? Grande. Ha pulito il tavolo che avevo lasciato sporco. Formaggio. Venga. Prego. Lì una bistecca, mo la porto io, dai. Ah, stai a portare tu? Brava, brava, molto brava. Un'altra bistecca e una salsiccia. Un'altra bistecca. E una salsiccia. È un po' che aspettano, se stanno a spazienti. Dai, e qui serve una bistecca, ci pensate voi? Io faccio un altro po' di birra e poi vado là e faccio pure il vino. Tavolo sporco. Faccio il vino, è tutto a posto qui, tutti i serviti, sì. Faccio il vino.
Mo consumo tutto quello che c'ho e il turno finisce quando non c'ho più niente. Tanto comunque li devo fare. Adesso arriva a 30 a ogni incarico, che è più di uno. Ci vuole tempo e ci vuole roba. Ok, qui è fatto. Qualcuno mi ha buttato la pianta a terra. Moglie meno. Salve carissimo. Ah, lei vuole una biretta? Lei che vuole prima la bistecchina. È stata a porta a voi? No, la prendo io, dai. Prendo io e prendo pure una biretta. Tenga, non si arrabbi. Olè. Che figata, adesso c'ho pure quella che pulisce, porca puzzola. Solo che devo servire perché a volte non ce la fanno, c'è poco da fare. Allora, biretta e salsiccetta, vediamo se gliela portano. Biretta e salsiccetta. Gliela portate? Prendo io, va. Alla faccia sua, carissimo. Ecco qua, va. Lei è venuto qui per darsi un'imbriacata? Sì, eh. Ordine, ordine di chi? Di chi? Va pure il bagno lei, eh. Ah, allora, birra, broden. Qualcuno porta il broden, salsiccia. Benissimo, vai. Un piacere, dica. Vuole una bistecchina questo? Tenga, capo. Fammi vedere se queste c'hanno fame. Quest'albero poi diventerà completo, è una figata. Due in più se ne sono aggiunte, figo, figo. Allora. No, stanno a posto con la cosa fatata là. Qui c'è altra birra, possiamo mettere... Basta? Ok. Vabbè, aspetta. Ecco, ho messo questo, ma baffa l'uovo. E brodo, tenga, ce l'ho. Birra, ce l'ho. Salsiccia, non ce l'ho. Gliela portate voi la salsiccetta? Vediamo se gliela portano loro. Ordine VIP. Vinello. E formaggio. Prego. Quelli sono serviti. Perfetto. Comincia a filare tutto un po' più liscio, devo dire, con gli aiutanti è tutta un'altra cosa. Quella mo pulisce pure, è fantastico. Ho un tornado in taverna. Grazie caro, alla prossima. Aspettiamo domani, eh. Tu ce l'hai l'acqua? Sì. Fammi andare a prendere il secchio prima che... Nel frattempo... Si è fatto notte. Olè. Ecco. Appena in tempo. Fammi andare a prendere l'acqua. Così ce l'abbiamo là se serve all'occorrenza. Eccoci. Dovrebbero mettere qualche lampione qua fuori, veramente, perché la notte è veramente buio. Posso dire? Allora, qui serve praticamente la legna, che adesso andiamo a prendere. La devo tagliare di nuovo, mannaggia la miseria. Qui ce l'hai? No. Tagliamola, va. Ve la cavate, ragazze? 1, 2 e 3. E uno è fatto. Vediamo se mi rimane quello, 1, 2 e 3. Sì, mi rimane. 1, 2 e 3.
Però non li posso prendere tutti insieme. E vabbè, ne porto uno per volta. Allora, qui c'è. Se la caveranno ste fatine? Ma da dove passi per portare sta bistecca? No, vabbè, non c'ho parole. Non c'ho parole. Puoi cucinare, cara, eh? So dove sta la cuoca, ma... Olè. Questa gliela molliamo qua. Ok, la legna c'è. L'acqua c'è. Posso fare qualcosa io? Brodene e bistecca in arrivo al tavolo 8. Benissimo. 2, 2. Poi. No, 2. Vabbè, intanto portiamo questi, va. Li teniamo buoni, tiè. Portate gli due bistecche, va. Portate gli due bistecche, questi qua. Come stanno messi? 2 vini. Ecco a voi, signori, là. Qui è tutto a posto. Dovrei mettere forse qualche libreria qua, all'area VIP. Ho messo questi due quadri, peggio dell'altro, però va bene. Allora, questi li porgo qua. Ok. 2 bistecche, ancora non gli è stata portata? A sti morti di fame? Non gli date? Vabbè, vado a prendere io, va. Ma dove cazzo le portano? Ma perché fanno sto giro del cavolo? Ma vabbè. Prego, carissimi. Forse è... fanno la sconcia in quel modo. La shortcut. Questa passa di qua, quell'altra è passata di là. Boh, vabbè. Attente voi. Ordine. Allora, tavolo sporco ci pensano loro. Una bistecca e un broden. Io ho stato a portare? No? Sì, una bistecca, mo la via. Prendo un broden io? Ecco. Qua tocca rimettere l'acqua. Vai. Porta la bistecchina. Rimettiamo l'acqua. Ok, vado a prendere l'acqua per rifare il broden. Solo 10 ne abbiamo serviti. Ne dobbiamo servire 30. Mo' prima di sbloccare il livello 9. Però magari ci stanno altri 2 aiutanti al livello 9. Tanta roba. Sì, c'hai tutto. C'hai tutto. Allora, biglietta gliela porto io, dai. Ah, beh, ce l'ho. Prego. Biglietta, così intanto state buoni. All'area VIP. Tutto a posto. Non è ancora arrivato il ladro, è strano che il ladro ancora non arriva. Prepariamo un altro po' di vino. Olè. Ok, ce ne manca uno. 2 salsiccette, gli è stata a portare. Gliene porti una o 2? Una. L'altra gliela porti subito. Ah no, l'altra gliela porta quell'altra. Benissimo, brave, brave ragazze. L'organizzazione vedo che comincia a vedersi. Va bene, allora io anche per questo episodio, mentre le ragazze continuano a lavorare, adesso andiamo avanti finché abbiamo la roba. Noi intanto ci salutiamo qui. E... bello, molto bello. Adesso spero, come detto al principio,
che facciano gli addobbi anche di Halloween, sarebbe molto bello. Metterei di tutto, togliere tutte queste cose che ho messo e metterei solo addobbi di Halloween. Quindi, che dire, un saluto a tutti da me, dalle fatine e dai clienti che sono rimasti ancora nella taverna a mangiare e a bere come se ci fosse un domani, e come se vanno pure loro, e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.